Come al solito vi annuncio che da questo momento siamo registrati. E che cosa andiamo a fare oggi? Oggi, ricordandoci tutti quanti che quello che stiamo affrontando dovrebbe essere comunque un modulo pratico del vostro percorso accademico, vi vorrei illustrare nel dettaglio e spenderemo il tempo necessario per questa, diciamo, questa esplicazione di quelle che sono le richieste tecniche su quelle che quello che sarà la vostra prova in itinere. Quindi la prova in itinere che prevede una prova pratica dove cerchiamo di misurarci anche un po' sotto il profilo. Diciamo, non voglio dire proprio tecnico, ma perlomeno di partecipazione attiva, come dovrebbe essere quello che è il canonico anno accademico. Questa cosa l'avevo già preannunciata all'inizio del nostro percorso. Ci è voluto un attimo di tempo per strutturarla, perché, come vedrete, non è così semplice, ecco, cercare di condividere con voi una modalità che possa essere sia fruibile, sia valutabile in maniera oggettiva e possa essere comunque, diciamo, sostenibile sotto il profilo sia logistico da parte vostra, quindi della produzione del materiale, sia da parte mia per visionare e valutare quelle che saranno le varie prove. Quindi, data questa premessa, vi chiedo grande attenzione a questa, diciamo, a questa call per capire bene quali sono gli estremi. Vi chiedo di fare delle domande e togliervi ogni dubbio a riguardo di questa tematica, perché non vorrei più tornarci su e poter proseguire tranquillamente il nostro percorso accademico senza poi più dover rispondere o far, diciamo, fronte a dei dubbi a riguardo di questa prova in itinere. Quindi condivido con voi quello che è la mia richiesta. Per qualsiasi domanda, per favore, fatela ora in maniera da avere poi la registrazione della call, avere tutto il materiale a disposizione per poter fronteggiare e poter eventualmente svolgere al meglio questa prova che, come vi ricordo, assegna punti in funzione di quello che è il vostro esame finale. Passerei alla condivisione del mio schermo. Ok. Vedete le slide? Me lo confermate? Dovreste. Vediamo. Ottimo. Allora, passiamo subito a vedere un po' il tutto. Esonero pratico. Allora, punti focali, ce li siamo già detti più volte, però preferisco ribadirli ancora una volta. Assolutamente facoltativo. Quindi, chi non vorrà affrontare per X motivi, perché non vuole, non si vergogna, non c'è tempo, non lo so, è infortunato, il compito è esattamente facoltativo. Non ci sarà rettifica, quindi non ci saranno prove sostitutive a questa analisi. Quindi, se non potete per qualsivoglia motivo fare l'esonero, nessun problema, però non ci sarà nulla di sostitutivo. Questo ci tengo subito a esplicitarvelo. Assegna per il modulo pallavolo da 0 a 1,5 punti, che possono sembrare pochi, ma in realtà
se ci ragionate bene in sommatoria con quello che sarà il modulo di basket, rappresenta il 10% del vostro esame finale. Quindi, tutto sommato, non è da buttare via. Dal mio punto di vista, ha un valore didattico, e come valore didattico intendo, nel momento in cui qualcuno di voi andrà sul campo a insegnare fondamentalmente dei fondamentali, delle skills, delle abilità, avere la capacità di mostrare quelle che sono le skills che vuole indottrinare fondamentalmente ai propri giovani atleti o atleti formati, quello che sarà, è un valore. Quindi saper dimostrare in maniera corretta, far vedere che cosa c'è da fare, è uno strumento di tipo didattico. Per questo va premiato. Per questo assegno dei punti, diciamo, valore. Ecco, mettiamola così. E oltretutto, data la situazione, e ribadendo il concetto che è ovvio che noi dovremmo essere in una palestra frontalmente, settimanalmente a praticare, ha un valore di tipo partecipativo al corso. Quindi per me ha sicuramente una valenza anche da questo tipo di discorso. Quindi dimostrerete il vostro attaccamento fondamentalmente a quello che è il vostro percorso accademico. Ecco. Per poter sostenere questo tipo di proceduralità, in questi termini, purtroppo siamo in termini da remoto, ho bisogno di essere molto rigido sotto il punto di vista della struttura. Perché? Perché io, come ben sapete, o se non lo sapete, di certo potete immaginare che ho tutti i canali, quindi sia il canale A che il canale B. E quindi di fatto potenzialmente riceverò fino a 300 analisi da dover visionare, da dover valutare e per questo senz'altro ho bisogno che tutto quello che mi arriva come materiale sia diciamo organizzato nella maniera richiesta, non solo per poter favorire il mio lavoro, ma anche per far sì che il vostro lavoro non vada perso, perché logicamente potete immaginare che se ognuno di voi mi manda delle mail, mi manda delle situazioni separate del vostro, diciamo, riscontro del vostro materiale, è molto facile che qualcosa vada perso, ok? Quindi vediamo che cosa ci sarà di fatto da produrre. La richiesta è di avere 6 clip video dove andremo a presentare, quindi a mostrare in prima persona, quindi a interpretare queste 6 abilità, questi 6 fondamentali, chiamiamoli come meglio credete. Diciamo che ognuno di voi che vorrà concorrere all'assegnazione di questo punto e mezzo finale sul vostro esame dovrà produrre 6 video. Scusatemi, ho dimenticato, non so come mai, il telefono collegato con il computer. Dicevo, dovrà produrre queste 6 clip rappresentante queste 6 skills. Nel dettaglio, che cosa dovremmo fare? Piano di rimbalzo ad un braccio, bagger, quindi bagger fondamentale canonico, palleggio, servizio dal balzo, servizio dall'alto, rincorsa e colpo d'attacco. Ora, ci apprestiamo ad andare in analisi su tutte le 6 prove per mostrare in maniera dettagliata che cosa desidero vedere, ok? In maniera che non ci siano problemi sulla produzione del materiale. Dal punto di vista, diciamo, logistico ancora. Ogni video dovrà essere rinominato come
segnalato qui, quindi nome, cognome, underscore fondamentale. Quindi nel mio caso sarebbe Omar Capuzzo underscore bagger, per intendersi, e così via per le sei clip, in maniera da avere la possibilità di ritrovare tutto il materiale sotto un'unica nomenclatura, senza dover andare a ricercare in via separata altre cose. Non posso permettermi di... prima cosa, non vi riconosco di viso, di faccia, quindi non so chi avrà prodotto il materiale. Ho bisogno che la situazione sia esplicitata in questa maniera, per appunto ricondurla a chi l'ha prodotta e per organizzare il lavoro come al solito. La clip dovrà avere una durata di circa 15 secondi, non sarò fiscale, però non mandatemi video da un minuto e mezzo, perché non verranno visionati. Avremo un upload su un format dedicato, quindi vi lascerò più avanti vi mostrerò che cosa c'è da fare per caricare in maniera corretta il materiale, quindi non mandatemi mail perché non verranno visionate, non verranno registrate. Non mi contattate da questo punto di vista per questo tipo di discorso. Ripeto, abbiamo bisogno di essere strutturati. Abbiamo ovviamente una data ultima che sarà il 21 maggio, mi sembra una data assolutamente percorribile per produrre il materiale e per anche per eventualmente autovalutarselo prima del caricamento. Quindi ho dato una finestra di tempo abbastanza ampia per far sì che voi possiate organizzare sotto il profilo della produzione, possiate di fatto fare un'autoanalisi e capire se il materiale è anche, diciamo, aderente a quelle che sono le vostre aspettative e soprattutto mostra quello che desidero vedere, fondamentalmente desideriamo vedere, insomma, io e la commissione di analisi, prima di procedere al caricamento. La data del 21 maggio è molto semplice, perché io dovrò avere tutte le valutazioni prima del primo appello della prova finale di giugno, questo ovviamente, per poterlo poi andare a sommare su quella che è la vostra valutazione della prova scritta. Dettagli tecnici, il video dovrebbe essere senza tagli a figura intera. Cosa intendo con senza tagli? Capite bene che non è obbligatorio, diciamo, non avere neanche un minimo di clip tagliata. Non è questo il punto. Il punto è che devo vedere il vostro fondamentale eseguito in maniera corretta, con continuità. Quindi non mi fate vedere voi che colpite il pallone con le braccia e poi il pallone che vola. Voglio vedere tutto insieme. Non facciamo come le videoclip che girano sui social, dove si vede il lancio del pallone, poi non si vede più niente, la palla che casca nel canestro. Questo è il punto del senza tagli. Deve essere una cosa organica che mi permetta di poter valutare la vostra abilità. Questo è il punto fondamentale. E tendenzialmente dovrebbe essere a figura intera, perché, come vedremo, abbiamo bisogno di avere un'analisi su tutte le strutture che vengono coinvolte durante la produzione del fondamentale, quindi, esatto, dell'esecuzione o diciamo l'interpretazione, ecco, dell'abilità. Pallone utilizzato. Non c'è una... Non posso ovviamente standardizzare questo punto. Il pallone sarà libero, quindi fate con quello che avete a disposizione. Non è assolutamente mia intenzione farvi spendere dei soldi in alcun modo per dover esplicitare questa prova, però possibilmente che sia un pallone in cuoio. Diciamo che anche con una situazione, o avete magari qualcosa in casa, o qualcuno dei vostri nipoti, fratelli, o magari potete anche fare un investimento con dei compagni di corso e veramente spendere due soldi e comprare un pallone unico che vi passate,
Diciamo che con pochi euro eventualmente potete assolvere a questa esigenza. Logicamente, la prima cosa che vi dico è cercate di arrangiarvi con quello che avete in casa, possibilmente con del materiale che sia, diciamo, attendibile, anche perché se il pallone è troppo leggero, risulta essere più difficile da essere controllato. Questo ve lo dico anche in termini, diciamo, organizzativi per quella che poi la prova che dovrete andare a interpretare, ecco, insomma, quindi anche nei vostri interessi. Qui vi ho messo le principali estensioni dei video. Se girate, cosa che penso abbiate già in questo momento magari pensato nella vostra testa, la clip con il vostro cellulare, l'estensione sarà MP4, quindi non dovrebbero esserci problemi. Nel caso cercate di avere delle estensioni adeguate che vengano accolte dal format. Nel caso, per caso, remoto, credo che dovesse essere un'estensione diversa da quelle proposte, credo che sappiate ormai bene, sappiate anche meglio di me, che esistono dei servizi online totalmente gratuiti per fare delle conversioni. Quindi, insomma, direi che questa è una cosa che potete banalmente assolvere con una ricerca di pochi minuti e insomma avere il materiale pronto per il caricamento. La massima dimensione del file è di 100 mega per clip, quindi diciamo che possiamo accettare anche buone risoluzioni. Ovviamente anche in questo caso, se per caso avete dei telefoni che fanno video in 8K molto pesanti, procedete in una compressione prima di inviarlo. Ecco. Questo sarà il vostro sforzo ulteriore da fare nel caso in cui ci sia questa particolare esigenza. Ecco, diciamo che 100 mega mi sembra un bel prodotto anche come sostenibilità da parte della piattaforma. Fino a qui tutto chiaro? Se avete delle domande, interrompetemi e poi procediamo. Adesso passiamo poi con l'analisi tecnica di che cosa voglio vedere per ogni clip. C'è qualcuno che ha delle domande? Se non c'è nessuno, procedo. Però, se no, fermatemi. O dormite, o è tutto chiaro. Tutto chiaro, bro. Grande. Grazie mille, mi fai sentire meno solo, grazie. Vediamo un po' che cosa c'è da fare. Bagara ad un braccio. Oppure analisi del piano di rimbalzo. Questa sarà una clip dedicata, 15-20 secondi di lavoro. Dove sono i punti focali? I punti focali saranno avere gomito ben esteso durante la procedura. Quindi, mentre registrate, non voglio vedere gomito flesso. La spinta viene generata dal treno inferiore, quindi cosa significa? Il rimbalzo prodotto sarà derivante da quella che viene definita la triplice estensione del treno inferiore, quindi dalla mobilizzazione delle tre grandi articolazioni, caviglia, ginocchio e anca, e il braccio trasdurrà soltanto il movimento sul pallone che andrà a rimbalzare. Il braccio a 90 gradi rispetto alla linea del tronco, quindi braccio in perpendicolarità rispetto alla linea del tronco, dimostrazione che potete fare sia nello spazio, quindi sia, diciamo, liberamente colpendo il pallone in una zona libera, oppure in rimbalzo al muro. La richiesta è 7 10 ripetizioni per ogni arto, quindi arto sia dominante sia non dominante. Vi mostro che cosa c'è da fare. Ora, questa clip l'abbiamo già vista anche in precedenza, però così almeno abbiamo un riferimento. Nel caso il video andasse a scatti, perché ovviamente siamo in connessione da remoto, quindi potrebbe essere che, non vi preoccupate perché nella registrazione della call il video è fluido, quindi non ci sono problemi e vedete
con linearità quello che c'è da produrre. Molto semplicemente, vedete la flesso estensione degli arti inferiori, il braccio a 90 gradi, il braccio è extraruotato in maniera da ampliare il più possibile la superficie d'appoggio del pallone stesso e il pallone rimbalza sull'avambraccio durante la fase di rimbalzo fondamentalmente. Quindi non è necessario stare stazionari, perfettamente stazionari sulla stessa base d'appoggio. Vedete che anche l'atleta in questione fa dei piccoli spostamenti, non è un problema. La cosa da dimostrare con, diciamo, puntualità è quella di mostrare un controllo. Cioè, quindi non voglio vedere il pallone che schizza a destra manca e voi che lo inseguite fondamentalmente. Questo è il discorso di base. Nel momento in cui mi metto a lavorare, devo dimostrare di avere un certo grado di controllo del pallone stesso. 7-10 ripetizioni per emilato e a vostra scelta libera se lavorare di rimbalzo contro un muro oppure stare nello spazio come mostrato in questa clip. Ok? Ci sono altre piccole, diciamo, piccoli dettagli che possono essere implementati, però vi ho già messo al fondo di questa presentazione un richiamo a quelle che sono state le lezioni in cui abbiamo analizzato nel dettaglio tutte le particolarità di questo gesto. Quindi avrete anche un supporto ulteriore per poterlo interpretare nella maniera corretta. Però ho una domanda. Vai. Ma i 15 secondi di clip, 15 con un braccio, 15 con l'altro, 15 totali? Totale. 15 totali, quindi la palla non va tanto alto, cioè faccio dei piccoli palleggini. Totale. Quello che hai visto, vedi che più o meno, insomma, adesso io non so dirti quanto è. Poi, ragazzi, cioè, 15 secondi, se poi sono 17 o sono 20, non succede niente. L'importante è che non sia un minuto e mezzo, ok? Vi ho scritto 7-10 apposta, in maniera che sia così. Più o meno quello che ti ho mostrato in termini di parabola è quello che mi interessa. Quando dichiaro di voler vedere delle parabole diverse, lo segnalo in maniera esplicita. Dopo vediamo che, adesso vedrai che quando parliamo del bugger, vorrei avere delle altezze diverse, quindi lo chiedo in maniera esplicita, appunto. Ho risposto, Sara? Sì? Yes. Grande, procediamo. Quindi, altra cosa, qualcuno mi ha già chiesto, posso far rimbalzare in maniera alternata? Non mi interessa, cioè, capito che non è il punto se ne faccio, se sono capace a farne 5 di fila a destra o 5 di fila a sinistra. Il punto è o il controllo o non ce l'ho. È questo il dettaglio. Quindi, se ne volete fare tre a destra, tre a sinistra, e poi di nuovo tre a destra e di nuovo tre a sinistra, cambia niente per me. Una e una, non mi cambia nulla. Però nel momento in cui vedo il prodotto, devo vedere che, tra virgolette, sapete farlo, che avete la qualità per poter gestire questo tipo di abilità e soprattutto avete il controllo. Quindi, di fatto, avete costruito una sensibilizzazione dell'avambraccio stesso. Ok? Procediamo. Questa sarà la tematica della prima nostra clip. Andiamo oltre. Scusate, anche io devo un po' prenderci la mano con questa nuova piattaforma, però diciamo che mi pare che faccio tutto quello che deve. Allora, bugger. Il piano di rimbalzo deve essere costante. Questo ce lo siamo già viste anche in una lezione precedente, quindi una bella base d'appoggio costante per ovviamente favorire il rimbalzo del pallone stesso. Mano forte prende mano debole, quindi se sono destrorso, la mano destra prenderà la mano sinistra. Polso esteso, radio e ulna extraruotati. Questo perché? Perché in questa condizione la superficie è più ampia possibile.
Se voi provate anche adesso, nel momento in cui extraruoto il polso e, scusatemi, extraruoto il radiolunna, logicamente la base d'appoggio è più ampia. A questo punto sarò più in grado di favorire il rimbalzo del pallone stesso. L'atteggiamento dovrebbe essere a tendere ipercefotico, in maniera che appunto ci siano i gomiti più vicini possibili. E la spinta, come al solito, generata dal treno inferiore. Triplice estensione, caviglia, ginocchio e anca. Anche in questo caso, dimostrazione sia nello spazio o a muro, quindi scegliete voi, non è un problema. Abbiamo 10-12 ripetizioni da fare ad altezze diverse. Quindi anche in questo caso spinte leggermente diverse per far vedere che siamo capaci di applicare, anche sotto il profilo della discriminazione cinestesica, un buon grado differenziale di forza da trasferire all'attrezzo stesso. Ok? Quindi queste sono più o meno le specifiche. Adesso vi mostro un video che ha prodotto, adesso abbiamo due o tre clip che sono già così disposte, prodotte dalla vostra cultrice della materia, Danelia Gobbo, che è stata giocatrice di livello, per quello che è diciamo, i dettagli ulteriori tecnici che possono essere di interesse per la produzione del materiale stesso. Non interromperò il video in maniera che nella registrazione ci sia adesso guardo la domanda in chat, ho visto che qualcuno ha scritto. Ci sia la possibilità di avere l'audio corretto, perché probabilmente adesso, mentre da remoto vi faccio vedere il video, probabilmente non sentirete perfettamente l'audio, andrà un pochino a scatti. Non vi preoccupate, la registrazione rimarrà nitida e avrete tutti i dettagli anche da quel punto di vista lì quando vi riguardate la vostra call. Ok? Guardo soltanto che cosa mi è stato chiesto in chat. Stefano, che la spinta viene generata non dalle braccia, ma dall'estensione di caviglia, ginocchio e anca. Le braccia restano bloccate circa 90 gradi rispetto alla linea del tronco. Adesso ti guardi il video, poi se non hai capito, approfondiamo il discorso. Però di fatto le braccia restano bloccate e la spinta arriva dal treno inferiore. Adesso, perfetto, guardati questo video e poi eventualmente approfondiamo. Non ci parlo sopra, così l'audio resta ben registrato per quella che è poi la registrazione e la fruizione della call che caricheremo a fine settimana. Spiegare lei perché non si capisce nulla.
cosa molto importante è mantenere i giusti rapporti tra gli angoli, quindi le braccia devono essere sempre parallele alla coscia e l'angolo, diciamo, tra il viso, il mento e le braccia. Ragazzi, però, se vi dico che premetto che probabilmente l'audio non si sentirà bene e lo facciamo per avere la registrazione in maniera che poi ce l'abbiate da remoto, io ve lo spiego, però lasciamolo andare un attimo, va bene? Ok, un attimo, visto che l'ho esplicitato prima del video, un po' d'attenzione per cortesia. Comunque, la spinta del treno inferiore, avete visto dove nelle immagini. O se non l'avete visto, adesso ve lo descrivo io. Nelle immagini, l'estensione delle gambe portano al movimento delle braccia durante la fase di impatto del pallone sull'avambraccio. Durante tutta il video abbiamo messo anche dei fermi immagini sui dettagli tecnici, quindi le spalle anteposte, la posizione delle braccia, la posizione dei polsi, l'extrarotazione dell'avambraccio, in maniera da descrivere in maniera più approfondita e più fruibile quelle che sono tutte le situazioni di tipo tecnico che vogliamo sottolineare. Quando parliamo di spinta da parte del treno inferiore, parliamo dell'estensione che arriva da caviglia, ginocchia e anca, per poter portare il pallone che non viene impattato tipo mazza da baseball dalle braccia stesse, ma le braccia restano bloccate ed è la spinta di tutto il treno del corpo inferiore, quindi la parte bassa che parte dal piede fino ad arrivare alla zona delle spalle, a portare il pallone sulla rifrazione di fatto di rimbalzo dell'attrezzo sull'avambraccio, ok? Ha messo due dettagli per quanto riguarda la posizione dei piedi. La posizione dei piedi da favorire è quella su una leggera divaricata sagittale, quindi i piedi appaiati sono tipici della posizione di ricezione, ma questo ve lo sentirete poi appunto nella registrazione finale della call. Però in generale voi avrete i piedi spaiati, la posizione di spalle leggermente, scusatemi, cifotiche o ipercifotiche per avanti, polso extraruotato, avambraccio extraruotato, braccia bloccata a 90 gradi sulla linea tra tronco e braccio stesso e spinta che proviene dal treno inferiore. Ok? Domande, dubbi, perplessità? Tutto a posto? Tutto chiaro? Anche in questo caso, come per quanto riguarda il piano di rimbalzo di un braccio, o potete mostrarlo come ve l'ha mostrato la professoressa Gobbo durante la clip, quindi a muro, oppure nello spazio, ce l'avete anche su un altro video, su cui vi ho lasciato la descrizione più avanti, durante una vecchia lezione, dove nello spazio fermo potete fare il gesto di ricordo e le altezze diverse. Ci sono domande? Sento qualcuno dei microfoni aperti? No, tutto a posto. Se c'è, poi vabbè, ovviamente, se aveste altri approfondimenti, me li dite e cerchiamo di fugare ogni dubbio. Ok? Lo so che l'audio non si sente da remoto, però così almeno nella registrazione poi della clip della call ce l'avete nitido, perché se no non posso passarvi questo materiale, capito? Solo per quello. Palleggio secondo fondamentale completo che dobbiamo andare a produrre, analizzare e dimostrare. Polso in flessione dorsale, il punto di spinta del pallone è sopra la linea della fronte,
e non sotto la linea, diciamo, nella zona del mento, quindi è considerato, diciamo, problematica la posizione sotto la linea della fronte. Ragazzi, c'è qualcuno che ha il microfono acceso e ha dei rumori di fondo. Potete verificare, per favore? Dicevamo, polso in flessione dorsale sopra la linea della fronte. Sono solo i polpastrelli a contatto con il pallone. Quindi soltanto non viene mai a contatto con il palmo della mano durante questo gesto il pallone. Quindi viene avvolto e a contatto unicamente con i polpastrelli. La spinta avviene in linea, diciamo, generale, generata da indici e pollici nel dettaglio, le altre dita fungono, diciamo, da sostegno e avvolgono il pallone stesso. Le mani sono nella condizione di cuore rovesciato o di freccia, diciamo, disposto tra polso e tra pollice e indici, e anche in questo caso è sì vero che logicamente c'è una spinta da parte del treno superiore, quindi dal gomito, dalla spalla e dal polso, però c'è sempre l'intervento del treno inferiore durante l'estensione del corpo durante il gesto. Anche in questo caso abbiamo 10-12 ripetizioni ad altezze diverse, possiamo interpretarle sia al muro, sia nel campo libero, nello spazio libero, e vi ricordo, come abbiamo già preso in analisi in precedenza, in qualche lezione precedente, l'uscita del pallone deve essere sincrona tra mano destra e mano sinistra. Nel senso, nel momento in cui il pallone ha un'uscita disincrona tra le mani, assume delle perturbazioni, quindi ruota nello spazio. Se il pallone ruota nello spazio, può essere passibile di sanzione arbitrale, quindi di fallo, ed è ovviamente un fondamentale mal gestito. Quindi abbiate cura di avere diciamo, non voglio dire che il pallone dovrebbe rimanere perfettamente immobile in via ideale, ma abbia proprio una leggera rotazione, ammesso che ce l'abbia. Quindi avere cura della spinta senza far ruotare il pallone diventa determinante per la buona riuscita dell'analisi del gesto stesso. Ok? Quindi quando vi concentrate su questa spinta, sono solo i polpastrelli a contatto col pallone e la palla dovrebbe rimanere più ferma possibile nello spazio. Altresì vero, non devo trattenere in maniera molto accentuata il pallone nelle mie mani, quindi non è che posso bloccare il pallone e rilanciarlo, ma la palla dovrà rimbalzare, tra virgolette, sulla linea dei polpastrelli. Va bene? Riapro nuovamente la clip per vedere l'esecuzione, per vedere i dettagli tecnici. Se poi ci sono ulteriori domande, me le potete porre. Ok? Ho sbagliato, non importa. Sì.
15, mentre invece per alzare indietro, sì, verso questo 2, abbiamo utilizzato molto i pollici e molto poco i polsini. Allora, questo dovrebbe essere la posizione in avanti, la spinta è verso i 15, attraverso i pollici. Altresì importante, in palleggio d'alzata, quando si palleggia verso questo quadro, si deve avere il destro di quello, la rete davanti alla perfetta, altrimenti quando si palleggia sempre frontalmente, ma verso zona 2, ok. Allora, sono state aggiunti altri dettagli, ma nel senso che tutto quello che di nostro interesse per quanto riguarda la produzione della clip per la prova in itinere, veniva già affrontato. Domande, dubbi, perplessità? Se no, andiamo per avanti. E procediamo. Tutto a posto? Va bene. Ci mancano soltanto altre tre clip. Allora, questa è l'unica clip che avrà come tema due fondamentali, diciamo, due sottofondamentali. Quindi abbiamo, ops, scusatemi, abbiamo la rincorsa d'attacco che farà parte di una prima parte di quella che la vostra, diciamo, la vostra clip, il vostro video, e poi avremo una parte dedicata unicamente all'impatto del pallone durante la fase di schiacciata di attacco. Ok, quindi cosa voglio vedere? Rincorsa a passi speciali con lo stacco a due piedi. Ho esplicitato con stacco a due piedi perché in una lezione che abbiamo affrontato prima della pausa natalizia, abbiamo mostrato anche una tecnica di stacco ad un piede, che non è di mio interesse. Voglio soltanto vedere questa rincorsa qui. Tutto quello che viene proposto è proposto come una rincorsa messa in opera da un destrorso. Quindi, se qualcuno di voi è mancino, dovrà girare gli appoggi. Quindi, per intendersi, i destrorsi hanno gli ultimi tre appoggi che sono quelli di interesse, che sono sinistro, destro, sinistro in rapida sequenza. Il mancino avrà la sequenza esattamente rovesciata. Ok? Questo è il primo dettaglio. Quindi, in caso qualcuno di voi fosse mancino, gira la sequenza di appoggi. Questa sequenza me la fate a secco e a secco intendo senza pallone. Vi mettete lì senza pallone e mi mostrate unicamente la fase di appoggio. Ok? Quindi senza alcun ausilio dell'attrezzo, vi mettete lì e mi mostrate 3-4 ripetizioni di questa sequenza precisa. La cosa importante che su cui vi dovete focalizzare è che l'ultimo passo è un appunto passo, e sì, è un passo radente, rapido, che può essere paragonato ad un balzo, ma non è uno stacco a piedi pari.
Quindi voglio vedere i piedi disincroni, destro-sinistro in ultimo appoggio, come vedremo adesso tra l'altro nel video, e appunto braccia coordinate durante tutta la fase, come viene ben descritto durante l'analisi video del gesto. Caricamento del braccio. Quindi qui passiamo alla seconda parte del video, quindi dopo che avete fatto la parte di rincorsa, caricamento del braccio d'attacco. Che dobbiamo fare? Il gomito deve essere alto, possibilmente sopra la linea della spalla, quindi un gomito bello elevato nella fase di caricamento, e la posizione del controlaterale deve essere estesa verso la linea del pallone. Quindi, se sono destrorso, il braccio sinistro è proteso per alto in maniera da fungere, tra virgolette, da mirino e aiutarci a calcolare meglio la distanza sul pallone da impattare. Adesso lo vediamo bene nei dettagli del video. Messo in opera il caricamento, che dovrà assolvere questi dettagli, veniamo su quello che è il colpo sul pallone. Il colpo sul pallone deve essere avvolgente con il polso. Quindi il pallone in questo caso, in questo specifico fondamentale, dovrà assumere una rotazione per avanti, quindi dovrà avere uno spin sopra il suo asse centrale. Quindi il pallone dovrà ruotare per avanti. Il colpo d'attacco viene dimostrato piedi a terra. Quindi, dopo che ho fatto la fase di rincorsa, separo la fase di impatto del pallone dal colpo d'attacco, mostro bene il caricamento e lavoro su quella che è l'impatto del pallone, per inserire, per dimostrare la capacità di mettere quella condizione richiesta di spin sull'asse centrale del pallone stesso. Per quanto riguarda la dimostrazione del colpo, quindi dell'impatto del pallone, il rimbalzo avviene da impatto della mano sul pallone stesso, il pallone rimbalzerà a terra, rimbalzerà a muro e tornerà nella disponibilità di chi va a eseguire il colpo. Quindi, di fatto, una fase di rimbalzo consecutiva tra mano, pavimento, muro e rientro al nuovo colpo. Adesso vi mostro tutto quanto nel dettaglio, poi eventualmente a disposizione, come al solito, per le eventuali domande. Gesto finale di gesto adesso che parte della
è auspicabile, appunto, l'inserimento di questa apertura con il contatto che ci consente poi di sfruttare la catena cinetica e attraverso il contatto il colpo di fusta. Termine ultimo di questo tecnologico è invece caratterizzato dal colpo sulla maglia, che la mano della mano e il polso avvolgono il pallone e grazie all'utilizzo del mignolo o del pollice si può direzionare, quindi realizzando delle interrotazioni e delle extra rotazioni. Ci sono anche differenze tra il colpo d'attacco degli schiacciatori e il colpo d'attacco dei centrali, dove per lo schiacciatore è molto più fondamentale l'utilizzo della spalla, tutta la catena cinetica, mentre spesso per il centrale può essere, diciamo, anche solo più utile utilizzare l'avambraccio per velocizzare il colpo e direzionare il più possibile. Spesso in centrale, quindi se per fare il movimento, ok, quando poi rivedrete la call, quindi con una registrazione più fluida e più precisa, focalizzatevi bene sulla condizione del polso, su come il pallone avvolga, scusatemi, come il polso avvolga il pallone stesso e quindi imprima quella condizione di rotazione. Questo sarà uno dei, diciamo, dettagli fondamentali per quello che è questo specifico gesto. Alcuni dettagli tecnici che potrebbero essere di interesse per la produzione del materiale. È ovvio che in questo frangente magari avete la necessità di fare due clip separate. Per favore, unitemeli insieme, tanto sapete probabilmente anche senza alcun tipo di problema con applicazioni direttamente sul telefonino potete fondere due video in un'unica soluzione e fondamentalmente cerchiamo di avere un'estensività leggermente superiore, ma non particolarmente eccessiva per quanto riguarda la durata e la lunghezza, per favore, ok? Ci sono dei dettagli sulla rincorsa, ci sono dei dettagli sulla posizione del braccio e dell'avambraccio che sono mostrati molto bene e molto nel dettaglio durante la spiegazione di questi fondamentali. Vi prego di ascoltare poi bene la registrazione di questa call, di riguardarveli con calma e metterli in opera con, diciamo, perizia, ok? Cerchiamo di essere il più precisi e attendibili possibili. Ovviamente sono perfettamente consapevole che non siete dei giocatori e non è questa la sede per farvi diventare, però di certo mi interessa mettere, diciamo, un po' in risalto quelle che sono le vostre abilità, quindi mettervi anche un po' alla prova sulla capacità di analizzare, conoscere il vostro movimento e poterlo replicare con, diciamo, una certa stabilità di gesto. Ok? Domande, dubbi, perplessità? Se no, procedo. Ci siamo quasi. Ancora un paio di clip da analizzare. Se non ci sono ulteriori cose, ulteriori domande, io vado avanti e parliamo di servizio dal basso e nello specifico quando parliamo in generale di servizio, quindi sia dal basso che poi come vedremo dall'alto, la cosa fondamentale sarà la qualità del lancio. Sembra quasi assurdo, ma la qualità del lancio determina
la buona o cattiva riuscita del gesto stesso. Quindi parliamo di lancio o rilascio della palla nello specifico. Quindi abbiamo, a seconda di quelle che sono la gestione diciamo, del pallone, l'esigenza di mantenerlo più possibile nella distanza di disponibilità di chi dovrà interpretare il gesto stesso. Come vedremo, la distanza è già predisposta fondamentalmente dal braccio controlaterale che sorregge il pallone. Quindi, se sono destrorso, il mio braccio sinistro sosterrà il pallone. E la distanza del braccio steso ci permetterà di avere la distanza corretta per andare a impattare con il braccio controlaterale, col braccio dominante fondamentalmente. Abbiamo da mettere in opera uno swing del braccio dominante che assumerà un'accelerazione per poter impattare il pallone e produrlo in una parabola. La posizione del braccio di impatto non è nient'altro che quella che viene descritta sulla produzione della prima clip, quindi sulla produzione della sensibilizzazione del braccio, del bagger ad un braccio fondamentalmente. Quindi braccio ben extraruotato, l'impatto avverrà sull'avambraccio e diciamo sull'avambraccio polso e appunto una superficie più costante possibile per favorire un rimbalzo corretto all'interno del baricentro del pallone stesso. Immaginiamola come l'avevamo già anche descritta in precedenza durante le nostre primissime lezioni di questo corso. Avevamo fatto un esempio riguardante una pallina colpita con una racchetta da tennis o una pallina colpita con una mazza da baseball. È logico che la superficie proposta nel rimbalzo di una racchetta da tennis è superiore, quindi sono facilitato nel corretto impatto, ho più margine, tra virgolette, nel corretto impatto del baricentro del pallone stesso. Invece, colpire perfettamente al centro un pallone o una pallina con una mazza da baseball risulta essere più complicato. Quindi ampliare con l'extrarotazione dell'avambraccio, ampliare per bene la superficie di impatto è senz'altro favorevole per la buona riuscita e per il buon controllo della skills. Ok? La posizione dei piedi è in leggera divaricata sagittale, quindi abbiamo una divaricata leggermente. Cioè, diciamo, non è ovviamente una spaccata, però un leggero posizionamento sfalsato dei piedi sul piano sagittale, e il busto è flesso leggermente per avanti e sarà quello che determina l'incidenza della traiettoria. Che significa? Più il busto è flesso per avanti, più la palla uscirà tesa, più il busto rimane esteso sulla posizione della colonna, più la traiettoria assumerà una componente di tipo verticale. Questo aspetto è assolutamente aderente e calzante anche per i fondamentali di rimbalzo riguardante il bagger. Quindi, logicamente, un bagger condotto con la flessione del busto per avanti tenderà a portare una traiettoria tesa per avanti, coerentemente al fatto che le braccia a 90 gradi rimangono bloccate rispetto alla linea del tronco. Quindi per portare il pallone per avanti sarà il busto a doversi flettere. Stessa cosa avviene per quanto riguarda la condizione di servizio dal basso. La condizione del busto indirizzerà la traiettoria di base. Ovviamente, ammesso e non concesso che il pallone venga impattato perfettamente al centro del suo centro di massa. Anche in questo caso 4-5 ripetizioni soltanto con l'arto dominante. Quindi se sei destrorso con la destra, se sei mancino col braccio sinistro. Qui
Adesso vedrete, logicamente abbiamo la problematica di mostrare che cosa succede, ecco, tra virgolette, perché il pallone dovrebbe avere una traiettoria un po' più ampia, quindi rischiamo di avere magari un'inquadratura leggermente più aperta. Cosa si può fare? O facciamo una prima parte di video dove si vede dopo la cinetica del fondamentale, la traiettoria che esce dal pallone e poi subito susseguente un'inquadratura un po' più stretta dove si possono valutare i dettagli, oppure una, diciamo, inquadratura intermedia, come per esempio io ho proposto all'interno della clip che andremo a vedere, dove si evince il fatto che il pallone assuma un certo tipo di traiettoria, anche se poi di fatto non si vede. Insomma, cerchiamo di. Vi ricordo sempre qual è il target della clip. Il target è dimostrare che ho controllo dell'abilità che devo registrare. Ok? Quindi, se valutate che si veda bene, che comunque ho un certo grado di controllo del pallone, non ci sono problemi e quindi diciamo che la valutazione avrà esito positivo, mettiamola così. Qui vi ho messo un po' di dettagli, volendo anche nella produzione della clip con un rimbalzo contro un muro. Ora, ho messo delle distanze, delle altezze mediamente significative che siano più o meno, non voglio dire aderenti, ma paragonabili a quello che poi quello che avremmo dovuto fare in campo. Avremmo dovuto eseguire il fondamentale da fondo campo e il pallone avrebbe dovuto passare il net. Quindi il pallone avrebbe dovuto raggiungere a 9 metri un'altezza di circa 2-3 metri, considerato che la rete da pallavolo femminile è 2,24 m, la rete da pallavolo maschile è 2,43 m, quindi in un, diciamo, parziale tra i 2 e 3 metri sarebbe dovuta passare quella traiettoria. Quindi capisco perfettamente la diciamo difficoltà della messa in opera di questo tipo di progetto. Non c'è problema, cerchiamo sempre di non perdere il focus, e il focus è mostrare che siamo capaci di farlo. Questo è il punto focale. Vi mostro il video. Direi che qua non c'è bisogno dell'audio perché non c'è commento se non mio. Allora, prima cosa da valutare. La posizione del lancio. Vedete anche nel fermo immagine come il pallone è sorretto a braccio steso dal braccio non dominante. Da questa condizione non occorre lanciare il pallone, basterà ruotare la mano per farlo cadere alla distanza corretta per poi impattarlo. Questo è il primo dettaglio che possiamo rendere fruibile per quella che poi è la gestione della nostra abilità. Logicamente non è sbagliato lanciarlo, però sappiate che nel momento in cui lanciate il pallone, c'è la possibilità che il pallone scivoli per avanti e non riusciate a colpirlo nella maniera corretta. Procediamo nell'analisi e vedete quella che è la condizione dei piedi. Leggera divaricata sagittale, peso sulla gamba per avanti, come vedete anche nell'immagine poi a schermo intero. Lo swing del braccio è assolutamente normale. E porta l'impatto del pallone per avanti. Ora, vedete che in questa clip non si capisce dove finisce il pallone, ma si può dire, si evince che la gestione del fondamentale stesso è buona. Quindi vedete che il pallone si vede che esce per avanti alto, no? Questo è un buon dato significativo per mostrare quelle che sono i dettagli che ci interessa prendere in analisi.
Se vedete, ve la ripropongo ancora una volta, verso la fine, eccola qui, l'immagine che mi intendevo mostrarvi. Qui la mano è aperta. Sposto. Qui la mano è aperta. Non è necessario e non è considerato errore, la scelta è totalmente vostra se lavorare a pugno chiuso o se a mano aperta, perché tanto l'impatto dovrà avvenire, diciamo, tra avambraccio e polso. Ok? Quindi scelta, diciamo, vostra e libera. Logicamente, se andate ad impattare a mano aperta, la mano deve essere bella rigida, bella solida, per far sì che non ci sia assorbimento della capacità di rimbalzo del pallone stesso. Quindi se la mano resta morbida, la velocità di impatto dovrà essere molto superiore perché sennò il pallone non va per avanti. Se non ci sono dubbi, domande, perplessità, procedo. Se no, parlate, scrivete, fate come meglio credete. Mi sembra che non ci sia nulla di particolare, procedo con l'ultima clip. L'ultima clip è il servizio dall'alto. Servizio dall'alto che resta sempre molto dipendente da quello che è il lancio del pallone. E di fatto possiamo dire che ha una sorta di diffusione tra quelle che sono le componenti della fase del servizio dal basso con delle componenti tipiche della condizione di attacco. Quindi potrete vedere, per esempio, il caricamento del gomito, molto simile a quella che l'impatto del pallone richiesto durante il gesto della schiacciata e di fatto il lancio resta sempre focale per quello che è la buona riuscita del gesto stesso. Questa cosa è, diciamo, un leitmotiv, cioè è sempre così. Cioè, bisogna avere molta cura e molta qualità nel rilasciare il pallone in maniera corretta per far sì che non ci sia diciamo, uno scorretto impatto del braccio dominante sull'attrezzo stesso. Questo perché? Perché l'attrezzo fondamentalmente pesa 250 grammi. Quindi che significa? Che ogni perturbazione a cui io lo sottopongo, e con perturbazione intendo un colpo non perfettamente in asse, lo dispone ad avere delle traiettorie non desiderate. Quindi ogni, diciamo, deviazione che assume il mio punto di impatto si ripercuote su una distanza e porta la traiettoria ad essere estremamente distante da quella che era l'idea iniziale. E questo cosa significa? Significa che nel momento in cui io fallisco la proposta di lancio, che poi è un lancio a me stesso, è molto probabile che dovrò essere molto più capace e molto più abile nel gestire l'impatto col braccio dominante per reindirizzare l'attrezzo nello spazio. Ci vuole più abilità. Quindi, buona via di partenza è quella di lanciare molto bene il pallone e vi mostrerò nel dettaglio qual è l'esigenza richiesta. Come vi dicevo, caricamento del braccio. Il caricamento del braccio è assolutamente aderente a quello che è il discorso della schiacciata, dell'attacco. Posizione dei piedi assolutamente sovrapponibile come divaricata sagittale a quella proposta per il servizio dal basso e in realtà anche per l'impatto del pallone piedi a terra durante la dimostrazione del colpo d'attacco piedi a terra senza salto. Il colpo diciamo di impatto sul pallone dovrà essere di schiaffo, quindi
dovrò imporre un'accelerazione al braccio per far sì che l'accelerazione accumulata durante la rotazione si ripercuota sull'attrezzo stesso e venga rifratta per avanti e possa produrre la traiettoria che voglio andare a imprimere al pallone stesso. Anche in questo caso abbiamo 4-5 ripetizioni a distanza, qui ho messo anche qui la distanza dal muro. Come vedrete, i video che ho registrato li ho registrati in campo, quindi vedrete bene che non c'è questa situazione. E anche in questo caso siamo su un'altezza di arrivo al di sopra del nastro della rete. Okay? Passerei a mostrarvi il video. Allora, vi mostro prima un po' di ripetizioni e poi scendiamo un po' nei dettagli. Questo è il primo dettaglio. Guardate dove, scusatemi che sposto la mia icona, guardate dove va a rilasciare il pallone l'atleta. Il rilascio è estremamente, a parte il fatto del braccio completamente esteso, che è assolutamente aderente a quella che è la proposta del lancio per il servizio dal basso. Ma a parte questo, il rilascio avviene, diciamo, al limite dell'altezza della spalla. Qui vedete che il pallone è già stato lanciato, si sta già staccando dal polpastrelli della mano dell'atleta. Però non avviene dall'altezza della cintura per essere lanciato per alto, viene accompagnato fino all'altezza della spalla per poi essere lanciato per avanti alto, dove viene reso disponibile all'impatto del braccio dominante. Caricamento, gomito abbastanza alto sopra la linea della spalla. Proseguendo, si nota l'apertura del pettorale, quindi dopo aver caricato col gomito per alto, aperto il gomito, aperto per inserire l'intervento del pettorale per produrre con tutto il corpo la spinta del pallone stesso, l'impatto avviene a braccio steso leggermente più indietro rispetto al punto d'attacco. Quindi colpiamo, possiamo dire, quasi sulla verticale. Perché? Perché dovremmo indurre una traiettoria che passi al di sopra del nastro della rete. Quindi la palla dovrà avere una traiettoria che parta non troppo dal basso per far sì che il pallone scavalchi la rete di mezzeria del campo. Vi mostro ancora in questo dettaglio la posizione dei piedi. Divaricata sagittale, anche in questo caso per produrre su quella che è la catena cinetica anteriore, catena funzionale cinetica anteriore, a prodursi col peso del corpo nella proiezione del pallone per avanti. E l'ultimo dettaglio che vi mostro è l'impatto, e al di fuori dell'altezza dell'impatto che mostro in quest'altro esempio, che anche in questo caso è leggermente per avanti alto, vedete come il pallone salga nella propria traiettoria rispetto al lavoro che viene effettuato durante la fase d'attacco, quindi con la fasciatura che gli impone uno spin che lo abbassa di traiettoria. E l'ultimo dettaglio che vi mostro è la posizione del polso. La posizione del polso non è avvolgente, ma di piatto, per far sì che il pallone
possa appunto assumere una traiettoria di parabola che oltrepassi la rete. Molto più difficile far passare un pallone radente sulla rete con una condizione di spin. Perché? Perché ovviamente la tendenza è a chiudere la traiettoria, a chiudere la parabola. E questo ovviamente rende il tutto molto molto più problematico. Per quello che riguarda la nostra analisi, l'obiettivo è avere una condizione del polso corretta e poter dimostrare, poter indurre il pallone a una traiettoria per avanti alto. Ora, vedete che in tutte queste clip non si vede dove finisce il pallone. Ma è evidente, si evince chiaramente che il pallone va per avanti alto. Ed è più che sufficiente per dimostrare una buona qualità della gestione del fondamentale stesso. Quindi non ci, diciamo, incapponiamo su dei piccoli dettagli. Logico che bisogna avere del rigore, ma non perdiamoci mai su quella che è l'obiettivo finale, dimostrare che sappiamo fare una cosa, ok? Quindi si vede bene che la gestione del fondamentale è buona, ma altresì non si vede dove va il pallone, ecco, fondamentalmente. Si intuisce che il pallone fa la strada che deve fare, ok? E con questo abbiamo concluso la carrellata di lavori. Adesso, beh, intanto in questa slide vi mostro quelle che sono, scusatemi, quelle che sono gli approfondimenti tecnici che abbiamo già affrontato nelle lezioni precedenti, parlando dei diversi fondamentali che possono tornarvi utili. Andatevele a riprendere per capire ancora qualche piccolo dettaglio da inserire e per poter di fatto interpretare al meglio sul campo quella che è l'abilità tecnica richiesta, e avete appunto rispettive lezioni con rispettivo, diciamo, fondamentale preso in analisi. Quindi, eccezion fatta per la fase di fasciatura del pallone durante il colpo d'attacco che non abbiamo affrontato precedentemente, ma che viene ben esplicitata e ne abbiamo parlato largamente anche insieme adesso durante la dimostrazione del video della professoressa Gobbo. Tutto il resto è già roba che dovrebbe essere, non voglio dire nota, ma perlomeno già, insomma, udita in precedenza e ascoltata precedentemente. Qui, vabbè. Allora, questo è il format dove andrete a caricare il vostro materiale. Aspettate un attimo che devo togliere. Eccoci qua. Vi faccio vedere come si propone. Ed è un normalissimo foglio di Google, qui avete la descrizione sul da farsi. Sono tutti campi obbligatori, quindi se non compilate correttamente il format non viene inviato. Nome e cognome, numero di matricola. Sul menu a ventaglio mi dite il vostro corso d'appartenenza, questa è un'esigenza mia logistica. E poi, fondamentale per fondamentale, andrete a caricare molto semplicemente, tirando nella finestra, trascinando nella finestra, il vostro video all'interno del format stesso. Una volta completate tutte le prestazioni, premete invio e tutto quanto mi verrà reso disponibile per quella che è la mia analisi. Non c'è obbligatorietà di mandare un unico format, però essendo che oggi è 4 marzo e vi mando oggi il tutto per iniziare a lavorarci, e la consegna ultima è tra diverse settimane, ti pregherei di sincerarvi di avere tutto quanto
ben fatto, ben redatto, secondo quelle che sono le vostre aspettative, e poi mandarmi una versione definitiva, per evitare di trovarmi 3-4 prove disposte da ognuno di voi. Professore, mi prende, mi fa rifare questo, mi fa rifare quell'altro. Quindi avete tutto il tempo, fate una buona analisi, fate un buon prodotto che vi soddisfi e poi me lo proponete. Ok? Cerchiamo di avere un'unica prova per ognuno, visto che voi, ripeto, siete tanti e io dovrò vedermi 6 video per ognuno di voi. Quindi capite che il volume di lavoro diventa importante. Per favore, mandatemi una versione definitiva dei fatti. Ok? Qui vi ho reso disponibile anche un'idea di pallone che potete tranquillamente trovarvi. Wilson è normalmente un pallone, adesso è anche un po' cresciuto perché normalmente è anche a 10 euro, 11 euro. Quindi insomma, un pallone che può essere eventualmente, se non avete, ripeto, se avete disponibilità di altri palloni in via, non andate a spendere dei soldi, non è questo l'obiettivo. Se siete senza, diciamo, proprio niente per poter mettere in opera questa situazione, vi mettete d'accordo tra alcuni di voi e vi fate diciamo, un acquisto comunitario, vi costa veramente pochi euro. Ecco. Poi qualcuno se lo terrà per andare al mare sperando che ci lasciano andare quest'estate. Se avete qualcosa invece già in vostro possesso, tranquillamente andate avanti con quello. Cose importanti. Allora, nonostante, allora, questa è stato, lo definiamo a volte anche esonero, ma in realtà questa non è una prova di esonero, è una prova in itinere. Che significa? Significa che misuriamo delle abilità di tipo pratico ed è questo la rende una prova facoltativa. L'esonero significa che il materiale che abbiamo preso in analisi non sarà più oggetto d'esame. Non è questo il caso. Tutto quello che viene esplicitato in questa lezione verrà, diciamo, messo a disposizione per quanto riguarda questo prodotto, quindi tutti i dettagli tecnici che vengono, di cui abbiamo parlato largamente in quest'ora e mezza. E nelle lezioni precedenti saranno assolutamente possibili domande ad esame. Quindi, anche chi non affronta in via deliberata la prova in itinere perché non vuole, perché è infortunato, perché non c'ha voglia, studiare bene questa parte perché sarà anche oggetto di esame. Questa l'ho voluta esplicitare per evitare incomprensioni, diciamo, a fine corso. L'unico caso di obbligatorietà è questo. Abbiamo parlato all'inizio della stagione dell'opportunità di chi supererà complessivamente l'esame SFOR di squadra con una valutazione pari o maggiore del 27, di poter fruire del cartellino di allievo allenatore FIPAV. Nel caso questo avvenga e la prova pratica non sia stata messa in opera, renderà necessaria un'integrazione. Quindi, se prendete più di 27, anche senza la prova in itinere, per poter avere il cartellino, se lo desiderate, dovete farmi video, perché questa è una condizio sine qua non richiesta dalla federazione. L'iter sarà molto semplicemente raggiunto l'obiettivo dei 27 punti in esito finale della prova di verifica complessiva, manca la prova video, me la mandate, la analizzo io, a quel punto avvalo la vostra richiesta in ufficio federale per avere il cartellino. Ok? Questo è l'unico caso in cui c'è obbligatorietà. L'ultimo punto ve l'ho messo perché sono molto sempre vicino a
a questa tematica, che l'esperienza motoria ci rende consapevoli, ok? Di quelle che sono le reali difficoltà del campo. È facile scrivere un allenamento, è facilissimo, ci si mette niente, non si suda, ma poi quell'allenamento qualcuno lo deve mettere in opera. E attenzione, è vero che noi siamo una facoltà di scienza, quindi abbiamo bisogno di grosse competenze sotto il profilo metodologico, avere dei, diciamo, dei crismi molto rigidi, se vogliamo, perché appunto parliamo di scienza. Quindi abbiamo dei protocolli da mettere in opera. Però ci chiamiamo anche motorie, movimento. Noi dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che non è né matematica, né fisica, né chimica, dove ci sono dei numeri che viaggiano sopra dei fogli. Nel nostro caso ci sono delle persone che si muovono. Renderci protagonisti noi stessi di un'attività, quindi allenarci noi stessi, è una presa di coscienza necessaria per ricordarci che in prima istanza non è facile e in seconda istanza si fa fatica. Questo è assolutamente determinante dal mio punto di vista. Non dobbiamo essere dei campioni del mondo, nessuno richiede di essere il miglior atleta olimpico della storia, però di certo avere consapevolezza del fatto che ci sono delle complicanze concrete da affrontare durante una fase motoria, seppur banale, seppur di base, seppur puramente anche molto distante da quella che è la nostra attività agonistica, piuttosto che da atleta, piuttosto che da amatore dello sport, essere consapevoli delle difficoltà di certo ci rende più capaci di interpretare anche le condizioni che ci vengono sottoposte da chi si fa allenare da noi, ok? Quindi, ripeto, l'obiettivo non è assolutamente quello di farvi diventare degli atleti. L'obiettivo ha uno scopo puramente didattico. E in questo obiettivo didattico credo che sia assolutamente centrale quest'ultimo punto. Ovviamente parere etico personale. Ultimo disclaimer che devo ovviamente per forza mettere fuori, perché ribadisco il concetto: fate un po' di conto quanti sono 300 voi, 300 colleghi vostri e 6 clip per ogni collega, e capite quanto materiale mi può potenzialmente arrivare. Tutto il materiale che non soddisferà i requisiti indicati, non rispetterà la proceduralità, non verrà esaminato. È ovvio, ripeto, come ci siamo lungamente esplicitati all'interno di questa call, abbiamo dei margini di manovra riguardante i 15 secondi, riguardante i tagli e riguardante quelle che sono le varie condizioni che abbiamo lungamente discusso. Visionate attentamente le disposizioni e applicatele. Questo è la mia richiesta unica per voi. Per quanto riguarda le valutazioni, perché nei giorni precedenti alcuni mi hanno fatto delle domande, la valutazione fondamentalmente dispone di banalmente 0,25 punti per ogni clip formulata e dominata con successo. Quindi cosa significa? Abbiamo 0,25, 0,50, 0,75 e via dicendo in funzione di quante clip dominate con successo, fino ad arrivare a un massimo di 0,25 per 6, un punto e mezzo. Questa valutazione verrà sommata a quelle che sono le vostre prove finali e a posteriori della verifica a quiz,
Per quanto riguarda l'analisi, qualcuno mi chiedeva quando avremo i voti tutti insieme al fondo, avremo una condizione parziale. Chi desidera conoscere il voto mi contatta via mail e io gli risponderò in via privata con la valutazione personale. Questo perché, per motivi di privacy, ovviamente sapete che non si possono divulgare, diciamo, senza consenso informato, i propri, diciamo, le proprie analisi personali. Basta. Questo è quello che volevo dirvi oggi. Mi sembrava doveroso, utile, necessario spenderci un po' di tempo per appunto avere una condizione abbastanza organizzata per riuscire a sostenere in questa modalità un lavoro che possa essere degno di diciamo, di un protocollo di tipo accademico, ecco. Sia per quanto riguarda voi nella produzione, sia per quanto riguarda noi per l'analisi, ok? E quindi secondo me è un buon investimento di tempo aver parlato in maniera, spero, sufficientemente approfondita e spero sufficientemente dettagliata su quello che è il progetto da condurre. Ricordandovi che in ogni caso quello che avete ascoltato in questa ora e 45 sarà oggetto di esame. Quindi in ogni caso anche chi non farà per scelta la prova dovrà possedere le componenti tecniche che abbiamo descritto in maniera, credo, abbastanza approfondita. Ah, ultima cosa, il link del format per il caricamento delle varie clip lo renderò disponibile sulla pagina di Moodle, così ognuno di voi potrà andarlo a fruire, scusatemi, diciamo nella settimana di questa call. Quindi di questa settimana troverete, metterò anche il link lì in maniera da andare tutti quanti nello stesso posto, renderlo disponibile a tutti per non fare anche una ridondanza di proposta per quanto riguarda mail, mica mail, me lo rimanda, me lo rinvia. Lo mettiamo sulla pagina di Moodle, così è lì e tutti quanti possono fruirlo. Basta. Credo di aver detto tutto quello che dovevo dirvi. Avete altre domande? Avete qualcosa? Ci sono dei dubbi? C'è qualcosa che non vi è chiaro? Tutto a posto? Bene. Nel caso ci fossero delle domande, tendenzialmente rimanderò questa call per poterle fugare, per fugare i dubbi, ok? Perché mi sembra di aver investito abbastanza tempo per cercare di essere dettagliato. In caso ci fossero dei punti ancora, diciamo, non smarcati nella vostra testa e abbiate proprio bisogno di interpellarmi, ovviamente mandatemi una mail e cercheremo di far fronte a quelle che sono le vostre richieste. Ricordatevi quello che è il target è mostrare l'avidità. Quello è il primo target. Okay. Benissimo, se non c'è altro, se non abbiamo altre componenti da dover trattare insieme, vi congederei e niente, vi ricordo che il link rimarrà questo, quello dove vi siete collegati oggi anche nelle settimane future, solito giorno, solito orario di fruizione della vostra call. Io vi saluto, vi ringrazio e ci aggiorniamo alla prossima settimana a questo punto. Grazie, prof, arrivederci. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Ciao, ciao.